Buongiorno, adesso vi mostro come innestare dei peli. Vi mostro due tipologie di innesto, innesto a spacco e un innesto laterale. Come portainnesto io utilizzo dei peli selvatici, questi li ho messi in vaso, li ho stirpati lo scorso anno, li ho messi in vaso. Ho lasciato un solo moncone, adesso andiamo ad eliminare le spine. Precedentemente già ho capitozzato il portainnesto, lo andiamo ad abbassare un altro poco, lasciamo all'incirca 10 cm. Con un coltellino da innesti ben affilato e disinfettato andiamo a pulire il taglio. Su questo qua andiamo a praticare un semplice innesto a spacco, un innesto molto semplice alla portata di tutti. Come marze sto utilizzando, questo è un pero Williams rosso che matura a fine agosto, inizio settembre, una varietà veramente ottima, la consiglio a tutti. Andiamo a scegliere rametti con gemme a legno, 3 gemme su ogni marza e andiamo a praticare l'innesto a spacco. A fare lo spacco diametrale sul portainnesto, incidiamo per circa 4 cm. Andiamo a formare un cuneo. Quando gli attrezzi sono ben affilati, guardate i tagli come vengono precisi, senza ondulature. Questo è un innesto molto semplice alla portata di tutti. Una volta preparato il cuneo, non facciamo altro che andare ad inserire la marza nel portainnesto. Farla scendere fin giù. Guardate quando i tagli sono perfetti, come coincide bene la marza sul portainnesto. Questi sono innesti molto semplici, veramente alla portata di tutti. Adesso proseguiamo con la legatura. Si può utilizzare del gommino, della raffia. Io utilizzo questo spago di juta biodegradabile, che una volta che si, diciamo, passano dai 4 ai 6 mesi si, diciamo, biodegrada da solo. Andiamo ad effettuare la legatura. Prima di legare ci assicuriamo che le zone cambiali combaciano per la perfezione, poi proseguiamo la legatura. Una volta terminata la legatura andiamo a coprire il tutto con del mastice. Andiamo a spuntare la marza. Con il mastice andiamo a sigillare i tagli che abbiamo fatto. Copriamo anche la marza in modo che non si asciuga. Adesso l'innesto a spacco è pronto. Al secondo innesto andiamo a fare uno spacco laterale. Un altro innesto molto semplice. Capitozziamo il portainnesto sempre a 10 cm.
puliamo il taglio. Anche questo lo facciamo con la marza di pera Williams rosso. Questo è sempre un pero selvatico. Vengo dall'anno scorso in vaso. Ho lasciato qualche getto nuovo in modo da poter eseguire innesti. Anche questo è lo spacco laterale, un innesto molto semplice. Scegliamo la parte che ci sembra più diritta, ma comunque questo è un porta innesto abbastanza uniforme come diametro. Andiamo ad effettuare un'incisione lateralmente. E poi andiamo a togliere una fettina di legno dal portainnesto. Lasciamo questa linguetta. Come potete vedere, questa linguetta serve per incastrare la marza e dare stabilità all'innesto. Ci prepariamo la marza, sempre con gemme a legno e non a fiore. Facciamo un cuneo da un solo lato. Facciamo un mezzo cuneo, i tagli sempre diritti e spuntiamo leggermente la parte inferiore della marza, in questo modo. Una volta che ci assicuriamo che i tagli sono ben fatti e diritti senza ondulatura, ci prepariamo ad inserire la marza. La facciamo scendere nella linguetta che ci siamo preparati prima. Guardate come coincide perfettamente. L'importante è che le zone cambiali coincidano. Una volta che le zone cambiali coincidono, si ha un attecchimento del 100%, senza fallanza. Una volta fatto ciò, ci prepariamo alla legatura. Io utilizzo sempre lo stesso materiale. Prima di stringere la legatura ci assicuriamo che il cambio combacia perfettamente, in modo da avere un risultato positivo. E anche questo innesto qua è fatto. Tagliamo la juta in più e andiamo a sigillare col mastice. Sigilliamo le ferite fatte al portainnesto. Ed ecco qua che è pronto. Adesso ve li mostro più da vicino. Questo è l'innesto laterale. Abbiamo lasciato le tre gemme a legno. Innesto a spacco laterale. Questo è un innesto a spacco diametrale. Sempre tre gemme a legno.
Ragazzi, vi saluto e vi invito a iscrivervi al canale. Nei prossimi giorni seguiranno gli innesti di albicocco e pesco su portainnesti, diciamo ricavati da seme. Un saluto a tutti.